Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Federica Nargi e le sue figlie hanno subito una violenta aggressione tra le strade di Roma. Ecco cosa è accaduto. Paura. Federica Nargi. Nata a Roma nel 1990, Federica Nargi, dopo un passato legato al mondo della danza, nel 2007 partecipa a Miss Italia classificandosi all'undicesimo posto nell'edizione vinta da Silvia Battisti. Federica Nargi e l'aggressione a Roma. Nel 2008 decide di prendere parte ai provini del programma televisivo di Canale 5, Veline, che eleggeva coloro che sarebbero state scelte come veline per l'edizione Ventura di Striscia la Notizia. Accoppiata con la velina bionda Costanza Caracciolo, Federica vince l'edizione venendo confermata per 4 edizioni del TG satirico assieme alla sua compagna di viaggio, con la quale conduce successivamente il programma ironico Le Nuove Mostre. Nel 2011 debutta sul grande schermo prendendo parte alla pellicola Capitan Basilico 2, I Fantastici 4+4, per poi nel 2012 diventare modella e testimonial della casa di moda Coraline. Federica Nargi e l'aggressione a Roma. Assieme a Costanza Caracciolo prende parte alla prima edizione di Pechino Express, per poi successivamente partecipare sempre assieme alla sua collega allo show di Simone Ruggiati, Cuochi e Fiamme, Celebrities, per poi concorrere in solitaria nello show di Rai 1, Red or Black, Tutto o Niente. Successivamente diventa presentatrice del programma comico Colorado e nel 2013 debutta in teatro nello spettacolo Lui e Lei, Istruzioni per la coppia, diretto da Federico Moccia, recitando al fianco di Roberta Giarrusso e Gabriele Cirilli. Nel 2014 sfiora la vittoria del programma Si può fare, classificandosi al secondo posto dietro la vincitrice Maddalena Corvagna, per poi successivamente partecipare al programma Stasera tutto è possibile. Federica Nargi e l'aggressione a Roma. Dopo aver recitato nel Bello delle donne, alcuni anni dopo, partecipa nel 2021 al programma di Rai 1, Tale e quale show, condotto da Carlo Conti, classificandosi al 10° posto nella classifica generale e al 5° e ultimo posto nella classifica donne, perdendo quindi la possibilità di partecipare al torneo del programma. Il salvataggio di Matri. Nei giorni scorsi, Federica Nargi ha passato un piacevole pomeriggio in compagnia delle sue figlie presso Villa Borghese a Roma. Ma quello che doveva essere un momento di relax si è trasformato in un incubo per via di un'aggressione da parte di uno stormo di gabbiani che la donna assieme alle sue bambine ha subito. La donna assieme a suo marito Alessandro Matri e le loro figlie si trovavano su una barca all'interno del laghetto della villa e l'ex calciatore ha dovuto remare velocemente per tornare sulla terraferma e salvare le sue donne. Sembra che i volatili siano stati attirati da alcune merendine che le bambine stavano mangiando. La disavventura è stata documentata da alcune foto pubblicate sul settimanale Nuovo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.